arriva all'ordine del giorno un dibattito politico. Ebbene, io pur riconoscendo l'importanza del dibattito politico, pur riconoscendo il diritto di forze politiche di maggioranza e opposizione al controllo politico, non posso veramente dirvi che non riesco ad essere presente qui con tranquillità a discutere, a dibattere. Quando qui c'è da questa sala, quando fuori questa sala c'è la città, aggiungo la regione, aggiungo la nazione, che sta vivendo la più grande crisi economica e sociale degli ultimi 50-60 anni. Non voglio col mio intervento strumentalizzare niente, ripeto, non voglio strumentalizzare niente, voglio solo raccontarvi e di conseguenza invitarvi ad essere su un episodio. Domenica sera stavo assistendo a un servizio del programma di Cignolo, che riferisce alla rivoluzione, perché di rivoluzione si tratta, del popolo ucraino. Ebbene, io vi invito a chi non lo avesse visto ad andare a vederlo. Ed il motivo dell'invito non è il servizio in se stesso, perché il servizio della Marchuana abbiamo visto quello che è successo in Ucraina, ma i commenti, perché sul Cignolo abbiamo i commenti dei telespettatori. In sovrappressione il 100% dei commenti è un'esternazione di gente che stanca, gente che non riesce a sottotrarre quello che sta succedendo in Italia, gente, cittadini, che hanno forza di rivoluzione, gli italiani si vogliono rivoltare contro il contro lo Stato italiano. Andatelo a vedere, hanno forza di rivoluzione, se non si aspettano lì, la parola più ricorrente era che noi italiani siamo dei rivoluzionari. Noi lo vediamo, non è qua mai aprire, con me sempre aprire, noi lo vediamo. Appunto, noi gli italiani, gli italiani. Se devo venire